Molto. Sì. Che cos'è che ti piacerebbe imparare in fretta? Fare i vestiti. Tante volte io sognato che facevo un vestito a mio bambolotto, ho preso dei pantaloni vecchi, dopo li ho tagliati e ho fatto un vestito per il mio bambolotto. Le lettere, le scrivine e scrivere. Come ti chiami? Mattia. Cosa stai facendo? Il cielo con le stelle e la luna. E perché il cielo così nero? Perché è notte. Eh? È notte. Ah, è notte. A scuola, in prima elementare, non si gioca più? Ma... Il tuo programma oggi... il programma non è corto, mi sembra impegnativo anche. E per seguirlo completamente i bambini devono buttarsi anima e corpo in questo programma. E il gioco non esiste più. L'anno scorso giocavano ancora, adesso arrivano e niente. Difficile stabilire un limite di demarcazione tra piacere e dovere. Difficile soprattutto il dosaggio dell'uno e dell'altro. Spingendo troppo in un senso, la scuola apparirebbe come una macchina del vuoto. Forzando nell'altro, assumerebbe i connotati della prigione. Ah, sicura? Controlliamo. Il passaggio dall'asilo alla prima elementare è indubbiamente difficile. Dal gioco, espressione libera della fantasia, al gioco fatto di regole, di programmi, di obiettivi. Abbiamo parlato di uno scontro e la Danica... Maestro e metodo di insegnamento. La personalità dell'uno determina la scelta dell'altro. Da questo binomio dipende in gran parte la voglia di imparare. Come in ogni cosa, anche e forse soprattutto nella scuola, quel che conta è la partenza. Sono sulla strada gialla, Danica, qua. A me piace tanto giocare, quindi cerco di passare attraverso il gioco, che è la cosa più vicina a loro, e mi sembra che dia dei risultati abbastanza positivi, anche se in certi momenti sembra dispersivo, c'è un po' di casino a queste cose, però mi sembra sia la strada più vicina per arrivare a ottenere dei risultati, forse a un passo oltre. Allora, stamattina vi avevo anticipato che avremmo imparato una nuova letterina. Altra classe, altra atmosfera. Eppure, in fondo, i bambini sono gli stessi. Ho scritto sia la letterina, minuscola in piccola, e maiuscola, e il nome dell'oggetto, degli oggetti che ci appenderemo. Però non ho appeso l'oggetto. Ti piace o non ti piace la scuola? No. Per niente? Certe cose sì. Per esempio? I labirinti. Lo sai tu perché un bambino va a scuola? No, non lo so. Non mi piace più la scuola perché ti fanno imparare a scrivere, a leggere e a fare le letterine. Per quello. L'iniziazione alla scuola, una ginnastica impegnativa. Tanti sono gli interessi, le competenze, le pretese, le aspirazioni che si scontrano. Per il bambino è forse un salto nel vuoto? Sicuramente per lui la scuola è un apprendistato difficile anche sotto le apparenze del gioco che continua.